City Report. City Report, torniamo a parlare del QT8. Vi abbiamo fatto vedere il nuovo cantiere della struttura dopo un bel po' di anni che vi facciamo vedere che c'erano un sacco di cose che non andavano. Abbiamo pensato di fermarci un attimino qui a sederci sulle panchine, ma abbiamo capito che la situazione non è quella agibile e decorosa che dovrebbe essere. Tra l'altro, oltre a quello sporco che abbiamo visto sotto, annotiamo anche questa cosa e un'altra cosa da segnalare, visto che si sta riqualificando la zona. Adesso però vi facciamo vedere un'altra situazione che invece questa è bella e positiva, che purtroppo pare non sia troppo agevolata, che è il campo di bocce. Ne andiamo a parlare con questo signore che sta qui. Aspetta che arrivo. Siamo qui con il signor Guido, campo di bocce del QT8. Raccontaci un po' cosa fai per questo campo, che problemi trovi e che cosa hai bisogno dal comune, comunque dalle istituzioni. Allora, bisogna dire che questo qui è un campo bellissimo, l'unico campo superstite in questo quartiere, perché ce n'erano altri che poi sono spariti, ed è un campo però che è stato completamente abbandonato, per certi versi è stato vandalizzato. Se voi vedete qui, qui ci sono delle strisce di biciclette che vengono e fanno dei... Mobike buttata qui, Mobike buttata lì, chiaramente questa qui è stata sabotata totalmente e quella sella che vedrete nelle immagini è stata asportata da qua, infatti è senza sella. Questo qui è stato vandalizzato, nel senso che questo qui è stato divelto, ecco, come vedete questa roba qui è stata divelta. Questa barra di metallo che si vede qui, chiaramente, come è successo anche giù in altre parti, la sera è in preda ai vandali e a queste cose. Però vediamo anche una cosa bella, vediamo un secchio dove sono raccolte le foglie, delle palette, eccetera. Di chi se ne occupa questo lavoro? Di questo lavoro qui mi occupo io personalmente, è un gruppo di persone che vengono a giocare qui e che di volta in volta chi viene pulisce, come potete vedere. Però il punto è che al comune non costerebbe niente magari mandare uno con il soffiatore, sì. E il lavoro che io faccio in un'ora potrebbe essere fatto in 2 minuti, in 3 minuti. E la cosa importante è che questo cancello, che rimane sempre aperto e quindi il campo è alla mercé di tutti, potrebbe essere chiuso. Le chiavi si possono dare una al bar e quindi chi viene a giocare prende la chiave e viene qui, e l'altra, non so, a un responsabile che potrei essere. Tu hai già io. Detto questa cosa a qualche responsabile del, sì, comune, eccetera? Sì, io sono andato al municipio numero 8 qui della zona e ho parlato con la signora Marino un paio di settimane fa, la quale mi aveva detto che mi avrebbe fatto sapere, ma siccome non ho saputo più niente, ci siamo state autogestendo voi la situazione. Anche qui, per esempio, tutte queste situazioni che possiamo eliminare, possiamo mettere a posto, lo facciamo. Per esempio, questo qui, no? Questi qui si stavano aprendo e allora noi abbiamo messo questi tiranti in modo che la cancellata rimanga chiusa. Qui per esempio molti bulloni sono stati portati via, vedete? Questo qui è così. Noi li abbiamo portati qua, li abbiamo messi, li abbiamo fissati, li abbiamo fatti. Quindi state facendo la manutenzione dell'area totale? Sì, però, ma avete chiesto, ecco, una domanda che sicuramente poi ti faranno quando ti contattano, ma avete chiesto l'autogestione dell'area? Ma io non sono... Perché potreste chiedere la gestione dell'aria, proprio questo vuol dire, cioè che il comune partecipa nelle spese, in quello che c'è, e voi controllate che tutto vada bene, giocate, fate, insomma. Questa sarebbe un'idea, però devo dire che io risiedo in questo posto qui da 6 mesi più o meno, e non conosco queste dinamiche, potrebbe essere una cosa interessante. Io penso che se la signora Marino o qualcuno del comune mi chiamasse e potessimo parlare, diciamo, più dettagliatamente, approfonditamente di questo, risolveremmo la situazione, anche perché questo posto qui ha perso la dignità del luogo, perché non c'è soltanto l'aspetto di vandalizzazione. Vedete quelle due panchine che voi avete visto prima? Sono state vandalizzate, sono state tolte lì da, messe qui, eccetera. Qui, se noi vediamo in giro, è tutto pieno di
preservativi o c'è un grandissimo dramma di prostituzione da anni che denunciamo questo. E allora si potrebbe trovare una maniera per tenerlo bene, se ci fosse una partecipazione del comune, una delega a fare una cosa, noi potremmo fare. Va bene, allora per ora, ma solo per ora, terminiamo qui dal campo bocce con Guido, ci occuperemo della situazione, lo metteremo in contatto con chi di dovere per vedere di risolvere questa cosa. Seguiteci, andiamo avanti. City Report.